suo padre fu molto contento di questo invito. Quello che posso dire è che tramite i racconti ritengo di aver compreso sostanzialmente qual è stato il suo percorso di vita, piuttosto complicato, una vita molto poliedrica, piena di interessi che partono, se volete, dalla scienza, dalla tecnologia, ma che abbracciano la cultura nella sua più ampia accezione, e perché lui di fatto è stato un letterato, è stato un artista. Mi ha fatto un grande piacere approfondire la conoscenza di Luigi Catanelli, e mi ha riportato alla mente tutta una generazione di persone che hanno costruito questo paese dopo le devastazioni del regime fascista e della Seconda Guerra Mondiale. Uno degli aspetti, una delle costanti della vita di Luigi Catanelli era proprio la fede nella nobiltà e nella dignità del lavoro. La questione del lavoro ricorre costantemente come fondamento dell'identità dell'operaio, dell'artigiano, quindi come elemento positivo. Se fossimo negli Stati Uniti, forse celebreremmo lo scopo di Luigi Catanelli come self-made man, come un uomo fatto da sé, nato in una casa dove non c'era nemmeno il fuoco, dove non c'era farina, non c'era manco l'olio, era freddo, eccetera, eccetera, nella seconda parte della sua vita arriva ad essere titolare di un negozio nel salotto buono della città, quindi è un classico esempio di self-made man. Lo stesso Corso Annucci lo ha visto durante, nella primissima giovinezza, faticare con il carretto pieno di cartone e poi alla fine invece proprietario di un elegante negozio di ottica. In realtà la lotta per la sua emancipazione è stata tutta condotta, quando uno può vedere leggendo le pagine di questo libro, dentro il movimento collettivo, dentro il movimento anarchico, dentro in generale il movimento operario. Quindi, come dire, lo sforzo di emancipazione personale, a quanto ho potuto capire leggendo questo libro, era compiuto dentro lo sforzo collettivo di emancipazione della classe lavoratrice. Scrivere di una persona che è morta nell'80, 36 anni fa, di vedere la sala piena, insomma, qualcosa che va al di là, insomma, della persona stessa, ma vuol dire che, insomma, c'è dell'affetto nei miei confronti, lo dico con molta commozione. Allora io vorrei fare due raccomandazioni ai lettori, insomma, a tutti i lettori. La prima è questa: questo non è il libro fatto dal figlio sul proprio padre. Mio padre non ha portato via niente della sua esistenza, e io ho a casa praticamente tutte le tracce dei suoi 75 anni di vita. Io non ho fatto altro che seguire queste tracce, io ho fatto studiare i documenti che avevo in casa. E da lì ho ricostruito la vicenda di mio padre, per cui l'ho seguita da studioso, l'ho fatta da studioso. E questo mi ha permesso, come dice la mia introduzione, una certa terzietà, nel senso una giusta distanza da questa figura, perché riporto molto fedelmente le cose che lui ha vissuto, che lui ha insegnato. La seconda raccomandazione di non leggere questo libro come la storia di un individuo. Mio padre ha potuto fare quello che ha fatto perché viveva in una città dove la gente faceva, dove c'era una vita sociale molto ricca, dove c'era un'interazione, uno scambio culturale molto grande. Per lui c'è una città molto contraddittoria, ma mio padre è stato quello che è stato perché è vissuto a Perugia, perché è stato un perugino vero, perché ha passato la sua esistenza tutta a Perugia. Perché questa città, ripeto, era protagonista di questo libro, di Luigi Catanelli. Io un debito non ce l'ho nei confronti di Luigi Catanelli, ce l'ho nei confronti di Perugia. E questo che mi ha spinto a scrivere questo libro, perché, ripeto, io potevo fare un opuscolo, potevo avere in casa, un cassetto, con alcuni amici, però ho pensato che forse la vicenda di Luigi Catanelli era una vicenda che poteva in qualche modo oggi essere un momento di riflessione e di attenzione per chi vive in questa città. Perché Perugia ha dato la possibilità a Luigi Catanelli di avere una vita piena. Adesso si pone la domanda, la pongo a me, la pongo a voi, se questa città oggi offre le stesse opportunità, ma soprattutto se nel futuro offrirà le stesse possibilità.